presente all'assemblea provinciale di Calabria che vuoi, il dottor Luigi Mureca, capogruppo in seno al Consiglio Comunale di Lamezia Terme. Sì, sono molto felice di essere qui con voi per un esame del voto a Cassano, ma anche nei paesi vicini, e anche per discutere di questo referendum costituzionale che sta diventando una sorta di chiamata alle armi sulla persona del capo del governo, mentre invece deve essere un'occasione di incontro e di confronto sui temi che sono temi tecnici di carattere costituzionale e che impegnano anche il lavoro di generazioni di uomini politici che si sono spesi per le nostre istituzioni. Quindi quando sono messi in discussione hanno bisogno di approfondimento, un approfondimento accurato che non può essere superficiale e non si può ridurre a un plebiscito nei confronti di una persona. Lei viene dalla Lamezia Terme, vicino a Catanzaro, dove c'è la presenza del governo regionale. Ecco, un suo giudizio su questi primi mesi di attività del governo presieduto da Mario Oliverio. Guardi, non sono più mesi, sono quasi 20 mesi. E quindi siamo quasi al secondo anno e i risultati onestamente non si vedono, si vede una grande sciatteria amministrativa o anche una lentezza nella programmazione. E quelli che sono i gangli vitali delle società partecipate, delle aziende di riferimento della regione sono ferme, ci sono solo dei dirigenti regionali provvisoriamente alla guida che si alternano. Io non so quando per esempio il Presidente della Regione si deciderà a nominare il Presidente di Fincalabra, che momentaneamente è un dipendente della Regione, in maniera tale che dopo 2 anni, 3 anni di lavoro possa portare un risultato politico. Non so quando si deciderà a nominare i presidenti delle fondazioni, cosa che non ha fatto. Mi sembra che cincischi troppo e mi sembra che la sua attività sia più volta a regolare i conti all'interno del PD che non andare a dare una svolta, perché non ha creato una classe dirigente e si è attorniato di burocrati che diciamo sono alla guida di aziende a partecipazione regionale, e d'altro canto anche la sua giunta regionale è una giunta che esprime tecnici ma è di una grandissima debolezza politica, per cui ci sono diverse aree della Calabria che sono trascurate dalla programmazione comunitaria, una di queste è la mia. C'è un sistema sanitario che è quasi al collasso e sta sfuggendo di mano e ai cittadini interessa poco della sua diatriba politica con il commissario. La sua diatriba politica è tutta interna al governo Renzi, la devono risolvere loro, ma la devono risolvere per dare delle risposte che ancora non arrivano. Al di là della posizione politica dell'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri Renzi, di Mario Oliverio in Calabria, lei converrà con me che oggi più che mai c'è questa esigenza forte nel Paese di un rinnovo della classe dirigente che sappia effettivamente interpretare i reali bisogni della gente e che poi, se non si trova qualche